purtroppo l'intervento del consigliere Zavettieri, restituiamo la parola ai tecnici. Il professore Marino è già venuto un'altra volta qui a Bova Marina e abbiamo fatto un convegno proprio sui beni, sulla valorizzazione dei beni culturali. È professore di politica economica all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Io inizio innanzitutto complimentandomi per la qualità delle analisi del volume e anche per la completezza, perché è un volume che tratta in maniera scientifica e completa tutta una serie di aspetti della città metropolitana, anche dell'iter di realizzazione della città metropolitana. Nel mio intervento approfondirò alcuni aspetti, come era già stato detto prima, sulle economie di scala e di scopo che una città metropolitana può suscitare, ma anche su alcuni nodi problematici che devono essere superati e che per essere superati hanno bisogno di un intervento forte da parte del governo centrale. Partiamo dall'idea di città metropolitana. L'idea di città metropolitana e di unione di comuni connessa con questa è legata a quella che gli economisti chiamano economia di scala e di scopo. Cioè, se noi facciamo crescere la dimensione di una città, creiamo sicuramente una maggiore efficienza, perché i servizi sono gestiti con un livello di efficienza maggiore, ovviamente fino a una certa soglia di crescita, perché superata questa soglia di crescita le diseconomie cominciano a essere più forti delle economie, però diciamo, la dimensione della città metropolitana di Reggio Calabria e della gran parte delle città metropolitane italiane è ben al di sotto della soglia di diseconomia. Quindi dall'aggregazione, dalla dalla trasformazione di città metropolitana, queste città potranno sicuramente avere dei benefici. La situazione di Reggio Calabria però è una situazione particolare, perché Reggio Calabria, tra virgolette, è una città metropolitana anomala. È anomala perché, diciamo, se facciamo un peso fra la popolazione del centro urbano e la popolazione al di fuori del centro urbano, troviamo che c'è una preponderanza di popolazione che vive al di fuori del centro urbano principale. Quindi sicuramente è una città metropolitana che si dovrà necessariamente configurare come policentro. E questo è, diciamo, uno dei risultati che veniva fatto vedere graficamente dalle analisi precedenti. Città policentrica significa che le unioni di comuni giocheranno un ruolo fondamentale, e queste unioni di comuni non potranno essere casuali, non potranno essere unioni di comuni fatte sulla base di omogeneità politiche o territoriali, diciamo, di tipo labile. Dovranno essere fatte sulla base di una programmazione territoriale forte, perché dall'unione dei comuni dipenderà poi, dalla tipologia di unione dei comuni, dipenderà poi la qualità dei servizi erogati. Ora, i servizi a livello urbano hanno una soglia minima di efficienza e anche una soglia massima di efficienza, e allora bisognerà stare attenti a programmare i servizi, dividendo le competenze fra città metropolitane e unione di comuni, in maniera tale da garantire la dimensione ottimale a questi servizi. Sicuramente la raccolta dei rifiuti solidi urbani non potrà essere fatta su base metropolitana, perché la dimensione ottimale per un servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani va da 30-40 mila abitanti fino a 150 mila abitanti. Al di sopra di queste soglie bisogna pensare a modelli diversi di gestione
della raccolta dei rifiuti solidi urbani, al di sotto di questa soglia non c'è la convenienza economica, cioè siamo al di sotto del limite di efficienza. Quindi le unioni di comuni dovranno anche tenere conto che queste unioni di comuni dovranno gestire dei servizi che probabilmente avranno delle efficienze a scale differenti. Il problema dell'acqua è un altro problema molto forte delle nostre comunità, e la città metropolitana sarà chiamata anche a dire una parola forte su questo aspetto, ma il livello di intervento per assicurare la gestione dell'acqua è molto più basso anche dell'unione di comuni, cioè addirittura arriviamo al livello comunale. È chiaro che un comune di 3.000 abitanti, al di sotto dei 3.000 abitanti, ha una gestione anche della risorsa idrica inefficiente, però un comune di 10-15.000 abitanti deve essere in grado di gestire la propria autosufficienza idrica, perché poi il problema dell'acqua non è la mancanza dell'acqua, come sanno bene tutti quelli che studiano questi aspetti, perché di acqua la Calabria e l'Italia ne avrebbe oltre il limite massimo delle necessità, ma è un problema di distribuzione. C'è un problema che l'acqua viene sprecata, che solo il 40% della risorsa idrica si perde nelle condotte, che le condotte sono obsolete, che il sistema di captazione dell'acqua è un sistema poco efficiente. A questo livello la città metropolitana vuol dire poco, devono essere i singoli comuni a intervenire. Un altro problema grosso che la città metropolitana deve affrontare e che probabilmente dovrebbe essere uno dei nodi che dovrebbe essere messo sul tavolo governativo è il problema dei trasporti, perché una città metropolitana senza un sistema metropolitano dei trasporti non esiste, soprattutto una città, e questo è un problema che invece soprattutto a Reggio Calabria, perché Roma, di fatto la città metropolitana di Roma coincide con il comune di Roma o con qualche comune satellite, quindi di conseguenza dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi principali non cambierà nulla, e questo vale un po' per tutte le città metropolitane. Le città metropolitane si ingrandiranno con qualche comune aggiunto, ma di fatto la governance rimarrà quella che è. Noi invece, nel caso di Reggio invece, la scommessa forte è che dobbiamo inventarci un sistema di governance per una città metropolitana policentrica, che però su alcuni settori ha delle forti carenze. Il settore dei trasporti è un settore fortemente problematico. Certo, la città metropolitana rappresenta anche un'opportunità. Rappresenta un'opportunità perché se sul tavolo del governo viene messa in maniera forte la questione, per esempio la città metropolitana può far rinascere tutta la fascia ferroviaria Ionio da, diciamo, Siderno a Rosarno, trasformandola in quella che i francesi nella pianificazione di Parigi chiamano la RER, cioè quella linea di trasporto che connette il centro urbano più grosso con le periferie. E questo, per esempio, già questo investimento, la trasformazione del tratto di ferrovia da Locri a Rosarno in un tratto metropolitano, anche se non con, diciamo, da progettare anche con vettori diversi da quelli che hanno le ferrovie attualmente, questo rivitalizzerebbe, diciamo, tutta la zona costiera, garantirebbe dei collegamenti rapidi e poco costosi con il centro cittadino e potrebbe effettivamente risolvere il problema dei trasporti, almeno lungo la litorale. Dopodiché, accanto a questo, è necessario un sistema di trasporti a pettine che dalla costa
arrivi fin dentro, perché città metropolitana è anche il comune di Natile, il comune di Platì, il comune di Oppido, quindi comuni che pur essendo vicini geograficamente poi hanno scarse possibilità di collegamento. Quindi se una città metropolitana deve essere, allora il rapporto centro-periferia deve essere invertito soprattutto dal punto di vista dell'accessibilità. Se non garantiamo un'accessibilità, tempi di accessibilità fra i diversi centri inferiori all'ora, la città metropolitana diventerà una semplice utopia, perché rimarranno tanti aggregati territoriali che poi alla fine non dialogano tra di loro. Quindi il sistema dei trasporti è un sistema, diciamo, prioritario. Su questo la città metropolitana non ha molte risorse, perché il Pommetro giustamente è pensato per un altro tipo di città metropolitana, una città metropolitana che investe sulle smart city, che investe sulla digitalizzazione, tutte cose che servono, che però non sono secondarie, diciamo, non vengono prima di altri interventi più tradizionali. Quando discutiamo nei convegni degli economisti regionali con economisti che vengono da altre città europee, questi in una certa misura si meravigliano che ancora gli studiosi del Mezzogiorno pongono il problema dell'accessibilità come un problema principale, perché secondo loro il problema dell'accessibilità ormai dovrebbe essere superato. Nell'era delle smart city, della comunicazione digitale, il problema dell'accessibilità dovrebbe essere superato. Questo è vero a Milano, è vero a Roma, comincia a essere meno vero a Napoli, comincia a essere meno vero a Bari, non è vero a Palermo e non è vero a Reggio Calabria. Quindi se, diciamo, il Pommetro ha come riferimento un tipo di città che, alla quale noi dobbiamo ancora arrivare, noi possiamo sfruttare l'opportunità, perché investire su questi settori è un investimento molto forte. Investendo sulle government, noi potremmo, o sui big data, noi potremmo tranquillamente eliminare tutti gli uffici anagrafi dei più di 100 comuni della provincia di Reggio Calabria, che a quel punto diventerebbero inutili. Quindi immaginate quante risorse, semplicemente in termini di risparmio di carta, si potrebbero liberare. Però nello stesso tempo questo investimento perde gran parte della sua potenzialità se poi per spostarsi da Ardore Superiore a Oppido Mamertina bisogna andare e fare un'ora e mezza di strada abbastanza complessa. E quindi Oppido e Ardore non sono molto, molto lontani territorialmente. Quindi se non abbattiamo queste barriere fisiche, che in altri posti non esistono, la nostra città metropolitana avrà dei problemi. E questo è un problema che bisogna porre sul tavolo del governo, perché bisogna che le ferrovie e il Ministero delle Infrastrutture decidano che se la città di Reggio Calabria deve essere una città metropolitana vera, deve avere anche degli opportuni interventi infrastrutturali per garantire come obiettivo che da qualunque lato si parta di questa città metropolitana si possa raggiungere qualunque altro punto in meno di un'ora. E questo è un fatto vitale, perché se non c'è questo non c'è città metropolitana, perché la città metropolitana nasce da un concetto di daily urban system, cioè di un sistema urbano che può essere raggiunto con uno spostamento facile a livello giornaliero. Se diventa oneroso, allora è un fatto problematico. Vi faccio un esempio: facendo un'indagine sul perché molti studenti non si iscrivono alla Mediterranea, è venuto fuori che il problema più grosso è legato ai trasporti. Cioè noi perdiamo gran parte la Mediterranea perde gran parte degli studenti dell'Interland, perché questi studenti hanno difficoltà a raggiungere con i mezzi pubblici
in tempi, diciamo, civili il centro cittadino. A quel punto, se devono andare fuori dal proprio centro e andare ad affittare un appartamento, probabilmente possono anche optare per andare fuori regione. Però questo è uno dei problemi più grossi. Quindi l'economia di scala e l'economia di scopo possono essere anche amplificate dagli interventi sulla smart city, sulla digitalizzazione, sulla città metropolitana 2 e 3.0, però attenzione che se non colmiamo il deficit di, chiamiamoli, servizi tradizionali, rischiamo che non avremo una città metropolitana, ma avremo tanti più centri che poi faranno fatica a dialogare tra di loro. Ringraziamo il professore anche voi per un intervento efficace anche nei tempi, diciamo, giusti. Proprio verso la fine del suo intervento il professore, ecco, poneva l'accento su questa questione dei trasporti, che è da sempre uno dei limiti della nostra regione, è uno dei fattori anche di, non dico di sottosviluppo, ma di mancato sviluppo. Il professore faceva riferimento a questa notizia che è apparsa in questi giorni di un calo del 40% di iscrizione dovuto principalmente a queste difficoltà di arrivare, di accesso alla facoltà, che non riguarda solo questo problema l'Università Mediterranea. Io mi ricordo che un incontro che è tenuto a Reggio con tutti i sindaci della provincia, qualche collega, mi pare che era il collega di Gioiosa, vestito, comunque qualche collega, qualche sindaco della Locride, poneva appunto anche il problema dell'aeroporto dello Stretto, perché la città metropolitana, una città metropolitana degna di questo nome, deve avere, insomma, un aeroporto che non sia quello che abbiamo oggi. E al di là lì c'è anche una questione di competizione, di prezzo, che qui insomma l'Italia, vabbè, poi potremmo fare un convegno a parte, monopolio, quindi non è per nulla competitivo rispetto alla Lamezia, ma dalla Locride vanno alla Lamezia oltre per una questione di prezzi, perché con la no, anche Riviera, per quello che di Gioiosa prende adesso anche con l'ammodernamento della 3, dove non c'è nessuna interruzione, quindi anche, diciamo, non solo, ma è proprio un problema che riguarda più, diciamo, settori. E siccome siamo abbastanza nei tempi, io direi, visto che ci sono sei sindaci di Palizia e Rovuti, vogliono intervenire brevemente, dare il loro contributo, poi affideremo le conclusioni al sindaco Falcomatà. Il dibattito lo facciamo dopo, perché spesso poi si fa il dibattito, poi insomma chi deve concludere conclude quando ormai la platea, insomma, sì, quindi non so, vuole tutte e due o uno dei due? Il sindaco allora di Palizia, Walter Scherz. Grazie Vincenzo, grazie Silvio. Non è facile. Stavo dicendo, non è facile parlare di città metropolitana quando siamo reduci della catastrofe di questi giorni. Guardate, parlare di città metropolitana, parlare di e-government, di smart city, oggi, credetemi, sembra quasi una bestemmia.
non per togliere nulla all'amico Beniamino Cordo, perché chiaramente l'aveva organizzato da tempo, prima della no, ma lui racconta quello che l'Unione Europea, perché la, il libro di Beniamino Cordo è un libro di alto valore scientifico, condotto con rigore scientifico, che è un vademecum per chi noi, come noi amministratori, dobbiamo affrontare questo passaggio epocale dalla provincia alla città metropolitana. Però guardate, alcune questioni vanno poste al tavolo della discussione. La città metropolitana, come si sta dicendo, come uso dire in questi giorni, non può essere una fusione a freddo dei 97 comuni della provincia di Reggio Calabria. E non può essere per una serie di motivi, molto lunghi, ma diciamone un paio. Non lo può essere per una diversità che nell'unità non può essere raggiunta in una sintesi così veloce che è quella dettata dai tempi della legge del Rio. Non lo può essere perché c'è una diversità di tipo culturale nel senso stretto del termine, dei rapporti sociali, del modo di agire, del modo di rapportarsi, di quello che l'orografia comporta. Io sono reduce, per fare un esempio, oggi, un convegno a Gioia Saionica, l'assemblea della conferenza del parco a Scilla e stasera qua. Ho impiegato 160 minuti, anzi perdonate, 260 minuti per fare questo periodo, tanto quanto ci mette Italo per andare da Roma a Milano. E allora, se noi ragioniamo in termini di capacità di mobilità, di trasporti urbani, di sistema innovativo di trasporti urbani, quando a me, sindaco di Palizzi, mi muore una concittadina di Pietrapennata perché è irraggiungibile dall'ambulanza, ma di che stiamo a parlare? Con tutto il rispetto, di che stiamo a parlare? Quando io, sindaco di Palizzi, mi ritrovo a parlare di, in seno al Consiglio Comunale Aperto di Monte Porto Salvo di Sanità, e parliamo del fatto che le gestanti rischiano di morire loro e i loro nascituri perché non raggiungono in tempo Reggio Calabria, ma di che stiamo a parlare? Che vogliamo dire? Ci costano milioni di centinaia, migliaia di milioni di euro sul polmetro, ma rimarremo sempre un sistema in ritardo di sviluppo, ovvero, come si chiama adesso, obiettivo convergenza. Beniamino, tu hai fatto un lavoro prezioso e chiaramente non è colpa tua se la condizione territoriale è questa. Pensate che a me, la minoranza, tanto per fare un... mi ha additato Giuseppe, la responsabilità dell'alluvione, come se avessi potuto aprire ombrelli, no, quando invece è stata riconosciuta dal sistema della protezione civile nazionale e regionale la capacità di gestione dell'evento, che deve andare a un modello di intervento, no? Però lasciamo perdere queste cose qua. Caro Peppe, tu hai una responsabilità grande, quella di traghettarci comunque in questo sistema di visione più ampia e condivisa di governo del territorio, però una responsabilità che deve prendere in maniera ulteriore, ed è un passaggio democratico. Noi ritengo che nessuno dei sindaci dei 97 comuni è disponibile ad abdicare alla democrazia che sottende alla nostra elezione. Io, 022, non mi sento più rappresentato. Io sono uno, così come uno, Agostino Zavettini. Però dobbiamo trovare la via di mezzo. Certo non può essere il sistema che attualmente prevale, non lo potrà essere nemmeno il sistema misto, però non vogliamo che Reggio si divida in tanti piccoli comuni, vogliamo che però ognuno di noi rappresenti le nostre comunità in modo intero, cioè con un numero intero e non decimale. O meglio ancora che non sia un numero relativo, perché alla fine diventeremo un meno virgola, e quindi questo non può essere accettato. Però Beniamino, sono d'accordissimo con te che i beni culturali è un elemento centrale delle emergenze territoriali che possono essere collante, però questo può esserlo, come è successo per Lisbona, che ha avuto un grande attrattore, hanno avuto la capacità di progettare un grandissimo museo che è diventato un attrattore contenitore. Noi qua abbiamo un sistema territoriale che deve essere messo al centro della, come dire,
delle capacità di interlocuzione con il grande, i grandi flussi del turismo, e che è la montagna, ma è principalmente il mare. Abbiamo 700 km di costa in terra Calabria, abbiamo 300 solo nella provincia di Reggio Calabria. Dobbiamo pensare a questo, il sistema mare, il sistema della diversificazione del turismo, specialmente di quello destagionalizzato, è il momento di forza su cui la città metropolitana può puntare per tenere insieme i 97 comuni. Perché se pensiamo alla villa di Casignana piuttosto che agli scavi di Locri, vuol dire che vogliamo tagliare il rapporto con il restante comune. L'ho visto, il problema è uno solo. Purtroppo pensare, andare veloce, lo so. Quello di pensare. Siamo sulla stessa linea. Non ne avevo dubbi. Ai poli di attrazione, ai poli di gravitazione. Solo così, nell'identità e nella diversità, riusciamo a stare insieme. Grazie. Mi sostituisco l'ufficio all'amico Vincenzo Grubbi, sindaco di Pova Marina, che si è allontanato. Anzi, lo aspettiamo, sta arrivando. Approfittiamo dei due secondi per verificare che è emerso che il sistema dei trasporti è il punto centrale, sia dal punto di vista tecnico che politico, è coincidente. Sì, e allora? Sì, volevo darti a proposito dei trasporti questa notizia. Siccome c'è un rappresentante della provincia che è il mente di maggioranza della società di gestione e il sindaco, prossimo sindaco della città metropolitana, che ha un suo autorevole rappresentante insieme al CD, che è andato ad esempio il bando di gara per le due tratte onerate. Per? Le due tratte onerate di Pisa e Bologna, nel senso che le compagnie aeree non vengono a Reggio nemmeno pagate. Quindi le due tratte che dovevano partire a dicembre non partiranno. In questo senso, siccome Vincenzo prima parlava di mobilità e di trasporti, credo che se ne può parlare di città metropolitana, ma se non ci sono i mezzi e gli strumenti perché le persone possano arrivare, il problema permane. Io credo, e mi permetto di consigliare, mi dispiace che non c'è qualche altro autorevole rappresentante della regione, che in questi ambiti, nel settore dei trasporti come della sanità, è necessario che i posti di responsabilità siano occupati da persone competenti. Altrimenti non è necessario fare il sindaco da questa situazione, perché non è colpa delle persone che vengono incaricate, perché se uno è commercialista o consulente del lavoro o lavora nella sanità, non credo che possa occuparsi dei trasporti, con tutto il rispetto, trattandosi oltretutto di cose prettamente specifiche. E purtroppo noi stiamo diventando una periferia di Lamezia, perché molti reggini, io lavoro anche a Lamezia, lavorando in un aeroporto, si spostano a Lamezia. E l'altro problema grave è che nonostante si sia arrivati al punto di togliere le limitazioni, grazie a un nostro valido concittadino, il comandante Pugliatti, che ci ha dato l'onore di partecipare e di lavorare in aeroporto a titolo gratuito, naturalmente, essendo un mecenate che sta bene di famiglia, è riuscito di Pova Marina, il comandante Pugliatti, capo pilota all'Italia. Concludo dicendo questo, che Bergamo, che è diventato il terzo aeroporto, la prima volta la società di gestione ha nominato come amministratore delegato un comandante di Alitalia di Jumbo 747 in pensione, il comandante Angelo Foresti. Oggi Bergamo è il terzo aeroporto d'Italia. Vabbè, grazie Nino per il tuo contributo. Adesso affidiamo le conclusioni di questo nostro incontro al sindaco Giuseppe Falcomatà. Io prima di cedergli la parola, insomma, non per piaggeria, né perché insomma ha bisogno di avvocati difensori, perché nella vita faceva, perché noi avvocati, facevamo, diciamo, gli avvocati, quindi si difende da solo, ma volevo ecco spendere qualche parola, anche perché io sono sindaco di Pova Marina, risiedo a Pova Marina, o meglio,
sono residente a Bova Marina, ma la mia famiglia, sì, dormo a Reggio, mia moglie e mio figlio vivono a Reggio, no? Volevo, ecco, apprezzare che è passato un anno l'operato di tutta la sua amministrazione, perché a volte si dice, ah, ma questa è un'amministrazione, insomma, che... Ma io dico che, senza andare a fare polemiche, chi c'è stato prima, che, ma intanto per fare i bilanci bisogna anche vedere da dove si parte e dove si è arrivati. Qui vedo che ci sono tanti insegnanti, faccio un esempio, diciamo, a scuola, dove quando stanno le pagelle, se un ragazzo che aveva 2 al primo semestre e poi arriva a 5, poi alla fine, insomma, se la professoressa non è proprio, ha fatto un grosso passo in avanti, quindi poi arriverà a 6 e sarà promosso. Se parte da 6 a fine dell'anno arriva a 6 in più, insomma, vuol dire che non c'è stato. Io cito solo 2 esempi: la differenziata, che è stata fatta a Reggio, l'ATAM, che era non sull'orlo, era già fallita, è stata salvata. E stavo dicendo, la differenziata, Palmiro mi disturba mentre parlo, e l'ATAM, ma soprattutto mi hanno chiesto, sì, quando la facciamo noi, no? Che la faremo? No, intanto, sì, sì, lo diciamo noi, intanto stiamo cercando di farla con tante difficoltà, fra cui la burocrazia, perché eravamo partiti ad agosto la zona della Via Marina pensando che a settembre avremmo avuto i fondi del Ministero, perché abbiamo un contributo del Ministero, quindi senza spendere soldi dei cittadini, per l'acquisto delle attrezzature per continuare le altre zone del territorio. Questo finanziamento, questo contributo è arrivato, ma non nei tempi che avevamo e che ci avevano detto, ma ora è arrivato, abbiamo fatto già le gare per l'acquisto delle attrezzature, le gare ci sono anche dei tempi, il codice degli appalti impone dei tempi che non sono brevi, quindi a breve riprenderemo. Ma questo non per dare sempre una giustificazione quando non si vanno le cose, ma è perché è la realtà dei fatti. E poi dicevo che è un'amministrazione che forse molte cose adesso non si vedono, ma si fa una politica, ecco, anche lungimirante, perché spesso si possono fare anche cose dell'apparire, ma poi passano e poi restano, diciamo, i problemi, fra cui adesso c'è il problema di Leonia con un decreto aggiuntivo di parecchi milioni di euro. Quindi da cittadino, ecco, reggino, voglio portare il mio apprezzamento e sostegno all'amministrazione guidata da Peppe Falcomadà e prima di dargli la parola, ecco, io nel mio saluto ho detto questo, che il sindaco di Reggio sta andando nei territori, la polemica della città metropolitana Reggio Centrica non ha ragione d'essere, è una polemica secondo me fatta da chi non ha argomenti. E condivido il discorso che fa anche il sindaco di Palizzi, ci parliamo di città metropolitana quando ancora ci sono, però è una cosa che la legge ci impone, quindi dobbiamo, e ritengo che sia un'opportunità per risolvere tanti problemi di cui anche questa sera abbiamo parlato. Quindi adesso la parola al sindaco Falcomadà. Mi alzo anch'io in piedi, spero che arrivi la voce. Buonasera a tutti, ritorno a Bova dopo in questa sala dopo un paio d'anni, presentavamo il mio libro. E, insomma, da allora molte cose sono cambiate, insomma, nelle nostre vite, ha portato bene all'epoca, speriamo che rispetto agli appuntamenti futuri sia di buon auspicio anche oggi. E a proposito di presentiamo il libro anche oggi, corsi storici, però magari dai, qualche soddisfazione ce la togliamo. Ringrazio il sindaco Grupi per le sue parole, saluto tutti i presenti, saluto
tutte le persone che sono qui al tavolo e mi hanno preceduto nei loro interventi e naturalmente anche l'autore del libro che mi ha fatto l'onore di curare la prefazione dello stesso. Questo l'ho fatto davvero con grande piacere. Prima di addentrarmi in quello che sarà il mio intervento, io ho raccolto gli spunti di chi mi ha preceduto per parlare di quello che si sta facendo nella costruzione della città metropolitana. Si può spegnere la... Sì, grazie. Ok, grazie. Bene. Proprio pochi minuti fa, proprio qualche ora fa, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'alluvione, che 50, c'è scritto 5, quello che abbiamo letto, Walter, almeno su questo. Sì, però è insomma un inizio. Di 50 milioni di euro per l'alluvione che ha colpito un paio di settimane fa i nostri territori, e insomma direi che quantomeno rispetto alla celerità con cui questo percorso si sta portando avanti è da segnare con un punto positivo, con un più nell'agenda. Pensiamo anche alla celerità con cui è stata ripristinata la ferrovia sulla statale ionica. Si era detto 10 giorni, ne hanno impiegati 8-9, addirittura in anticipo. Poi naturalmente è chiaro che alla fine è la stessa ferrovia che c'era prima, no? Ci passano gli stessi treni, gli stessi carri bestiame che c'erano prima, quindi è chiaro che l'invito è quello a non accontentarsi, a non vedere come una vittoria l'avere ripristinato ciò che in realtà c'era anche prima, perché se no passi in avanti non se ne fanno. Le città metropolitane. Noi dobbiamo renderci conto di un fatto, che siamo di fronte a un momento di grandissimo cambiamento per il nostro paese. Un paese che sta ridisegnando un po' quello che è il suo futuro, quelle che sono le forze sulle quali deve puntare per la sua riorganizzazione. E in questa idea, questa nuova idea di paese che sta nascendo, c'è un forte ritorno ai comuni, c'è un forte ritorno al campanile, c'è un forte ritorno al ruolo dei sindaci, intesi come responsabili di una comunità, ma di comunità che diventano sempre più grandi e con funzioni che aumentano sempre di più. Noi sindaci siamo destinatari di tutte le lamentele dei nostri cittadini, anche quelle che non ci competono. Tu citavi l'alluvione, io cito un altro episodio che è accaduto nei giorni scorsi, giorni in cui era presente in città il circo. Purtroppo è successo che c'è stata una disgrazia che ha visto morire un elefante, la morte dell'elefante è stata attribuita al sindaco. Ecco, questo è un po' in linea con quello che dicevi tu, ma ce ne sono tante di cose, da quelle un po' più futili come la responsabilità della squadra di calcio che non va insomma secondo quelle che erano le aspettative, fino alla protesta dei lavoratori in mobilità che sono consapevoli del fatto che le erogazioni di quei contributi spettano alla Regione Calabria, però comunque vanno dal sindaco perché evidentemente vedono nel sindaco una persona che si può fare carico di questi problemi anche se non sono di sua stretta competenza. Questo significa che sicuramente c'è ancora fiducia nei nostri confronti. E quindi dicevo che forse questo è stato intuito anche a livello centrale dal governo. Cito soltanto due delle riforme che vanno in questo senso. La riforma costituzionale con la riforma del Senato, che oggi è una sorta di Camera delle Autonomie, con rappresentanti degli enti locali all'interno di questo Senato, rappresentanti regionali, rappresentanti delle città metropolitane. E questa è la seconda grande riforma. La legge 56 del 2010 individua in 10 città, definite città metropolitane, quelle che possono essere le città che possano contribuire a disegnare questa nuova idea di paese. Perché, se ci facciamo caso, le 40 città metropolitane, questo emerge anche nel libro, le 10 città metropolitane
rappresentano insieme il 40% del prodotto interno lordo del paese. Quindi 10 città metropolitane a fronte di oltre 8.000 comuni presenti nel nostro paese, e tra queste 10 città metropolitane c'è Reggio Calabria. Ora, prima di entrare nel vivo e di parlare anche dei problemi, è chiaro che si fa difficoltà, soprattutto alla luce degli ultimi accadimenti, a parlare di Reggio città metropolitana, perché, lo ripeto, lo abbiamo detto anche ieri, i danni materiali sono pari a quelli immateriali, nel senso di sfiducia che può maturare nei cittadini. Però siamo di fronte a un fatto che sta nascendo oggi, che abbiamo l'onore di contribuire a costruire, anzi di costruire da protagonisti nella fase embrionale, nella sua fase di nascita, e quindi per la prima volta nella storia dei nostri territori, quello che è il futuro delle nostre comunità, noi non lo apprendiamo stando seduti fuori dalla porta ad aspettare che qualcuno esca e ci dica cosa si è deciso. Noi non lo ascoltiamo affacciati alla finestra o guardando dal buco della serratura. Reggio Calabria, città metropolitana, insieme alle altre 9 città metropolitane, disegna il futuro del paese. E vi prego di fare uno sforzo che guardi dietro l'angolo per capire l'importanza di tutto questo. Cioè, ogni rivoluzione non si percepisce mai nella sua importanza, nella sua forza devastante, nel cambiamento non solo materiale ma anche mentale che porta alle persone. Noi siamo di fronte a questo passaggio oggi e siamo di fronte da protagonisti. Poi naturalmente ci sono gli aspetti tecnici che ci dicono come dovrà essere, che cosa dovrà rappresentare, cosa sarà la città metropolitana. Pietro Stilo parlava di Bilbao. Bilbao non ha realizzato, non si è costruita in 5 anni, non si è costruita in 3 anni, si è costruita in un percorso molto più lungo. Londra, Manchester, Barcellona, forse ancora non possono neanche dire di avere completato il loro percorso di città metropolitana, però lo hanno avviato, e avviarlo oggi, e parlo naturalmente a livello istituzionale, significa avere il senso di responsabilità, la lungimiranza di guardare oltre il ciclo politico, oltre il ciclo elettorale, perché tutto quello che noi insieme, naturalmente dal basso, decidiamo oggi probabilmente avrà i suoi effetti tra diversi anni, però si decide oggi. Non possiamo dire vabbè, per ora facciamo così, poi chi verrà dopo di noi vedrà. No, è una fase molto evolutiva, molto veloce, che non ci può, che ci deve fare mettere da parte qualsiasi altro tipo di ragionamento politico, partitico, elettorale, di appartenenza, di schieramenti, che non sia il senso di responsabilità nell'amministrare una comunità e nel decidere oggi quello che sarà il futuro di questa comunità e delle future generazioni. Questo è un punto di partenza importante, dopodiché nascono tutti gli altri discorsi su come costruirla, su dove andare a guardare. Però oggi, se non ci rendiamo conto del momento epocale di fronte al quale ci troviamo, tutto potrebbe andare a sgretolarsi. Cosa hanno di diverso le città metropolitane rispetto italiane rispetto alle altre? Intanto sono molte di più. 10 città metropolitane previste alla legge del Rio, 5 previste all'interno delle regioni a statuto speciale. Sono più piccole, a differenza di Bilbao, Barcellona, Londra e quant'altro, però hanno delle caratteristiche diverse. Intanto sono città italiane. Ed essere più piccole ed essere più numerose ci ha portato, e lo diceva anche Pierpaolo prima, a ragionare non più singolarmente da città metropolitana a città metropolitana, ma a ragionare come sistema di città metropolitane. Quindi non soltanto i singoli comuni, 97 comuni
della città metropolitana entreranno a far parte di una tutela maggiore, quindi che contribuisce a uscire da ogni tipo di isolamento. Ma la città metropolitana di Reggio Calabria entra in un sistema complessivo, quindi quelli che sono i problemi e le opportunità, penso a infrastrutture, penso a trasporti, penso a tutto ciò che appartiene al nostro territorio, sono i problemi e le opportunità di Torino, sono i problemi e le opportunità di Milano, sono i problemi e le opportunità di Roma, perché tutto questo insieme rappresenta il problema e le opportunità per il Paese. Cioè noi siamo all'interno di questa grande macchina, e non siamo seduti dietro, ma la stiamo guidando insieme agli altri. Altro punto, lo statuto. È lo statuto la vera carta d'identità della città metropolitana. Ci sono quattro aree già individuate istituzionalmente: Città degli Ulivi, Area dello Stretto, Valle Grecanica e Locride. Nei prossimi giorni dovremo iniziare a ragionare singolarmente area per area. Perché? C'è un nucleo duro, come quello della Costituzione, no? Che ha un profilo giuridico che è rigido, dal quale partire, e poi dobbiamo iniziare a pensare una sorta di schema a cerchi concentrici. Il secondo anello è quello delle realtà territoriali, identità e unità. Mi ricorda un po' lo schema che ha portato alla Costituzione della Comunità Europea, unità nella diversità, nel senso di essere consapevoli di essere all'interno di un ragionamento comune, ma mantenendo ognuno di noi, ogni territorio, la propria vocazione, la propria destinazione in qualche modo. Tutto questo, quello che noi andremo a dire, a scrivere, a voler realizzare nelle quattro aree, deve essere in qualche modo suggellato all'interno dello statuto, perché, ripeto, la carta d'identità è in qualche modo il codice genetico e da lì non si torna indietro. Terzo livello, quello del dialogo con i partner, con l'imprenditoria, con le associazioni che rappresentano il mondo del commercio, insomma con tutti coloro che hanno interesse e interessi affinché questo percorso di costituzione della città metropolitana sia un parto felice e non rappresenti un aborto. Quarto livello, quello delle associazioni, perché tutto deve essere costruito dal basso, tutto deve essere costruito con una maggiore, con una ampia rappresentanza territoriale, quindi il mondo delle associazioni. Naturalmente non ci si ferma qui. Le città metropolitane, intese come sistema, non sono soltanto utili al sistema Italia, si discute anche di mezzogiorno in questi mesi. Vedete, non è neanche questo, è scontato. La parola mezzogiorno era scomparsa dall'agenda politica del Paese, la parola mezzogiorno era scomparsa dai titoli dei quotidiani, finché non è stata riportata a galla, finché non se ne è tornato a discutere. E quando una parola scompare dai quotidiani nazionali, i significati possono essere soltanto due: o che il problema legato a quel tema è stato risolto, o che il problema legato a quel tema non è risolvibile. Per tanti anni il mezzogiorno ha rappresentato qualcosa da dover mettere da parte, no, quasi, perché non parlare di mezzogiorno significava in qualche modo eliminare il problema. Oggi finalmente abbiamo preso contezza, grazie anche ad alcuni eventi, grazie al perdurare di una crisi che forse soltanto oggi inizia a conoscere la sua fine, si è capito che ci sono delle situazioni che non sono fenomeni locali e che se a livello centrale non si prende coscienza di questi fenomeni è il Paese a risentirne. Se il tema dei costi della politica contribuisce a mettere in difficoltà non soltanto le regioni del Sud, ma anche la regione
la regione Piemonte, significa che il problema del taglio dei costi della politica non è soltanto un problema delle regioni del Mezzogiorno. Se gli scandali del Mose a Venezia o gli scandali della ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo, la ricostruzione dell'Aquila, non sono diversi dagli scandali nella gestione degli appalti nel Mezzogiorno, se la mafia esiste tanto a Palermo quanto a Roma e la 'ndrangheta esiste in Calabria quanto a Milano, non c'è una parte di paese che sia antropologicamente diversa dall'altra. E che tutte queste cose vengono a realizzarsi quando la politica cede porzioni di autorevolezza. Quando la politica in qualche modo o si mette da parte o si rende impermeabile ad altro tipo di interessi. È un intervento sul Mezzogiorno, è un intervento sul paese. Non devono esistere più misure come quelle degli anni 70, fallimentari, se ne parlava prima. Non abbiamo più bisogno di pacchetti Colombo che non portano a nulla, risorse a pioggia, perché nessuno va più a Roma, a Milano, nelle sedi istituzionali con il cappello in mano e dire: sapete, siamo del Mezzogiorno, siamo sfortunati a essere nati su questa terra, dateci qualcosa. Oggi sta nascendo una classe politica, una classe dirigente che ha ben chiare le idee su quelli che possono essere le occasioni di sviluppo per il proprio territorio, e pretende, non chiede, pretende che da Roma gli si diano gli strumenti per poterlo realizzare, ma non per il Mezzogiorno, perché servono delle politiche che interpretino i bisogni del Mezzogiorno in funzione dei sogni del paese. E questo significa anche avere un approccio diverso ai problemi. Ecco perché non ci dobbiamo fare prendere dalla contingenza. Se noi aspettiamo che sia tutto pronto per partire, non partiamo mai. Io mi tiro fuori dal dibattito: se non prima verrà realizzato questo e quest'altro, la città metropolitana non esiste. Perché in piccolo è come se io al comune di Reggio Calabria non dovessi realizzare il centro civico perché ancora c'è la buca per terra. Ci sono delle cose che si possono fare nell'immediato, ci sono delle cose che vanno programmate, ma la contingenza non ci può fare pensare che non dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare domani, dopodomani, tra 10 anni. Io non credo, francamente, che il crollo delle iscrizioni nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria sia frutto dei mancati collegamenti. Può essere una componente, però mi domando perché crollano quest'anno e non sono crollate in tutti i 50 anni di disastro dei nostri trasporti. Forse c'è un problema legato a un qualcosa in più che i nostri atenei si devono impegnare a offrire, una migliore offerta formativa, un ateneo che si metta al pari come comunicazione, come innovazione con gli altri atenei. Cioè, se io vedo in una università, no, uno sbocco professionale, ma ci mancherebbe che non faccio sacrifici, faccio salti mortali. E se dico no, non mi sono iscritto a Reggio perché il problema era che dovevo alzarmi mezz'ora prima, significa che forse tanta voglia di andare all'università non ce l'avevo. Naturalmente questo non significa che ci dobbiamo fermare e ci dobbiamo accontentare, però non credo francamente che il problema sia questo, e quindi ci vuole un cambio di punto di vista. Trasporti, anche sui trasporti ci sono delle risposte da dare. Settimana scorsa, insieme al ministro Delrio e al presidente della commissione Corin Creto a Napoli, abbiamo presentato il PON Trasporti 2014-2020, che non è un PON che è stato presentato a Napoli perché i trasporti si fermano a Napoli. È un PON che è stato presentato a Napoli perché ha una grossa fetta di interventi sul Mezzogiorno e, parafrasando le parole del ministro Delrio, si concentra su 3 punti. Siccome siamo di fronte a, immaginiamo il Mezzogiorno come una persona che abbia bisogno di cure, le cure sono 3. La cura del ferro,
e quindi finalmente una ferrovia non più soltanto ripristinata, ma una ferrovia nella quale passi l'alta velocità, che colleghi già con questi binari ferroviari Reggio Calabria a Roma, non in 6-7 ore con cambi, ma con questa stessa ferrovia noi lo potremmo fare già da adesso in 4 ore e mezzo, magari con delle vetture diverse. La cura dell'acqua, che significa due cose: significa messa in sicurezza del territorio, prevenzione dal rischio di dissesto idrogeologico, ma significa attivare e puntare su quelle risorse che, tra le altre cose, rappresentano le unicità e le caratteristiche della città metropolitana. E penso al porto di Gioia Tauro, sul quale, come l'aeroporto di Reggio Calabria, è chiaro che bisognerà prima di tutto puntare su un tipo di gestione, un amministratore delegato che abbia visione, che abbia capacità di guardare oltre, che finalmente possa naturalmente risolvere alcuni problemi. Non è soltanto quello, perché non voglio addentrarmi in discussioni che abbiamo già affrontato a Gioia Tauro, dove il tema era proprio quello del porto, però a me, da amministratore, a noi da amministratori, chi fa il sindaco oggi lo fa perché ha coraggio e perché gli piacciono le sfide, no, è perché ha amore per il territorio, se no nessuno credo che ci chiamerebbe ad affrontare questa sfida. E se dobbiamo affrontarne di altre sfide che possono davvero rivoluzionare la vita dei cittadini e l'immagine e le opportunità dei nostri territori, avere finalmente un'autorità portuale dello Stretto significa avere l'autorità portuale che abbia la sede e quindi la gestione a Gioia Tauro, una sede che inglobi tutta la città metropolitana e che inglobi a sé quella parte della Sicilia orientale, penso a Messina, penso a Milazzo, che oggi chiede fortemente di poterci entrare. È un processo che dobbiamo governare noi, con l'autorevolezza della politica, ma che ci consentirebbe di realizzare la più grande autorità portuale del Mediterraneo. E se questa non è una sfida, insomma, quali possono essere le sfide per il nostro territorio? Se ci spaventiamo di abbracciarla soltanto perché abbiamo paura che un domani poi Messina possa rivendicare porzioni di territorio e di competenza e di potere nei nostri confronti, significa che siamo noi stessi a considerarci più scarsi degli altri. La terza cura è quella dell'intermodalità, quindi i collegamenti tra le aree interne, i collegamenti delle nostre autostrade, l'ammodernamento della statale 106, la realizzazione finalmente di quella mobilità che ci consenta da area a area di muoverci in un arco temporale che non sia maggiore naturalmente a quello di un'ora. Si può realizzare domani? No, però si programma oggi. Un passaggio a proposito dei trasporti lo faccio sull'aeroporto senza voler essere polemico, ma insomma, per il pregresso si è rivolto alla persona sbagliata, per il futuro noi le responsabilità ce le prendiamo tutte, perché la crisi della Sogas, che è un'azienda che matura circa 2 milioni di euro di debiti l'anno, è una crisi di una cattiva gestione che affonda le radici del passato. Noi stiamo in qualche modo anticipando i tempi, questo forse non piace a qualcuno, ma dall'alto del nostro 4% all'interno della Sogas già ci stiamo comportando come città metropolitana, parlo da sindaco in questo caso. Quando l'ENAC ci ha convocato la regione, ha convocato la provincia, ha convocato il comune per chiarire quali erano i passaggi che dovevano essere fatti per evitare la chiusura dell'aeroporto dello Stretto, noi ci trovavamo davvero alla vigilia della chiusura. Non che ora le cose siano salve, però diceva il sindaco Crupi, ricordiamoci sempre da dove partiamo. Eravamo in una situazione in cui le parti sociali avevano smesso di dialogare con il manager e con il consiglio di amministrazione, quindi questo comportava l'assenza dell'approvazione del piano industriale, con dubbi sulla ripresa dei lavori dell'aerostazione, che naturalmente sono fondamentali per dare la concessione aeroportuale all'aeroporto dello Stretto. E non dico dello Stretto a caso. A seguito
di questo incontro, dove ci è stato chiesto di porre rimedio a questi tre aspetti, nell'arco di pochi giorni il consiglio di amministrazione è stato sostituito, le parti sociali, come per magia, hanno ripreso le trattative con, il, con l'amministrazione e hanno aderito a questo piano industriale. Il piano industriale è stato presentato, tanto che la scadenza del 15 novembre è stata prorogata al 15 dicembre proprio perché si sta valutando il da farsi. Nel contempo la Regione formalmente e sostanzialmente si impegna per 1,3 milioni di euro per i lavori dell'aerostazione. È sufficiente? No. È un punto di partenza, perché se si chiama aeroporto dello Stretto, intanto a proposito dei voli, due sono andati deserti, ma altri due no. Torino e Bergamo partiranno nei prossimi giorni, quindi la battuta sul fatto che nessuno vuole venire a Reggio neanche pagato, francamente mi pare fuori luogo. Il terzo punto è che se si chiama aeroporto dello Stretto è chiaro che in un'ottica di area metropolitana dello Stretto, in un'ottica di conurbazione, in un'ottica di continuità territoriale e di collegamenti, è chiaro che se noi rendiamo l'arrivo, anzi la partenza da Reggio Calabria ai cittadini di Messina, di Milazzo, insomma di tutta quella parte di Sicilia, allora avranno molta più convenienza a partire da qui anziché da Catania. Quindi è chiaro che anche in questo caso è un problema di collegamenti. Però non ci facciamo sfuggire, non ci facciamo prendere dall'ordinario, non ci facciamo prendere dal quotidiano. Guardate, settimana scorsa, no, due giorni fa sono stato invitato a Cosenza in una trasmissione. Ecco, a Cosenza hanno perfettamente chiaro ciò che sarà la Calabria dopo la nascita della città metropolitana di Reggio Calabria. È chiaro che avere questo ente nuovo, questo ente sovraordinato, non soltanto rosicchia terreno, funzioni, competenze e poteri alla Regione, ma di fatto diminuisce e mette in ombra tutti gli altri comuni. E questo da qualcuno è visto con timore, ma dagli altri, dai liberi cittadini, da chi veramente crede che questa Regione possa, debba risollevarsi e rialzarsi, è vista come una grande opportunità. Cioè l'hanno capita a Cosenza, non possiamo non capirlo a Reggio Calabria. Naturalmente va costruita. Su cosa puntare? Le grandi città metropolitane già costruite, già realizzate, parlo di quelle europee, hanno puntato su due o tre cose. Ora tecnicamente si dice la mission e la vision della città, no, non andiamo in questi tecnicismi. Londra ad esempio ha detto: noi da grandi vogliamo essere la capitale della finanza, dell'ICT, della tecnologia e quant'altro. Può essere un discorso che si può copiare, imitare e adattare alla realtà della città metropolitana di Reggio Calabria? No. E allora è chiaro che noi dobbiamo puntare su molto altro, e quindi capire come orientare e come destinare i nostri PON metro. Il PON metro lo dice chiaro quello che deve essere, quello che devono rappresentare le città nel prossimo futuro, nell'imminente futuro: zero costruzioni, zero occupazione di suolo, zero consumo di suolo, ma riciclo, riutilizzo, restauro di ciò che già c'è di costruito, quindi un maggiore recupero con l'ambiente, un maggiore ascolto del territorio e di quelle che sono le potenzialità del territorio. Ieri ero a San Batello, che è una zona collinare della città di Reggio Calabria, dove si sono sviluppati storicamente tantissimi palmenti per la produzione del vino, produzione che insomma però era soltanto a carattere familiare, no? Quasi insomma, privata, potremmo dire. Perché? Perché la destinazione d'uso di quei territori era turistico-residenziale. Uno dei più coraggiosi, diciamo così, ha fatto, attenzione sempre alle parole, ha chiesto la retrocessione della destinazione d'uso di questi territori da turistico-residenziale ad agricola. Quindi lui ha fatto un passo indietro per farne 1000 avanti. Oggi lì sorge una grande azienda vinicola che ha tutte le caratteristiche non più del piccolo imprenditore, della piccola impresa a conduzione familiare, ma dell'imprenditore, ma soprattutto è stato da esempio nei confronti degli altri,
perché gli altri piccoli palmenti, gli altri piccoli imprenditori si sono consorziati e hanno preso spunto da questo per portare avanti lo stesso discorso. Quindi ascolto il territorio, di quelle che sono le risorse del nostro territorio, non vi parlo del Bergamotto perché ne parlo sempre, quindi credo che ognuno di voi sappia le proprietà e l'altra unicità, insieme all'essere l'unica città metropolitana che ha al suo interno un parco nazionale, quindi recupero di un rapporto con l'ambiente, recupero della qualità della vita, e tutti i discorsi sul risparmio energetico, sull'efficientamento degli edifici, sulla minore, sulla riduzione di consumo del suolo, vanno in questa direzione. Questo è il primo punto e noi lo dobbiamo realizzare perché ce lo dice la Comunità Europea. Il secondo punto è ascoltare che cosa noi possiamo diventare da grandi. Si è parlato di cultura, mi va benissimo, mi va a genio, ne sono straordinariamente convinto, anche perché nella città di Reggio Calabria, insomma, stiamo cercando di puntare molto sull'aspetto culturale come davvero riscoperta di un orgoglio dell'appartenenza, riscoperta anche della nostra storia, perché i primi a dover essere turisti della loro città sono i cittadini, e anche per sponsorizzare al mondo quelle che sono le bellezze di una città, e quindi partire dal nostro patrimonio storico, artistico, culturale, botanico, archeologico, paesaggistico, ma metterlo a sistema. Se no abbiamo perso tutti. È paradossale che il Museo Nazionale della Magna Grecia sia stato il museo più visitato nel 2015. L'avete letto sui giornali? Boom di visite al Museo Nazionale della Magna Grecia, Reggio Calabria, il primo museo, bla bla bla. Confrontate questo dato con i dati delle presenze nei nostri alberghi, delle presenze nei nostri bed and breakfast, nelle presenze nei nostri ristoranti, nelle pizzerie, e vedrete che è un rapporto inversamente proporzionale. Perché? Perché a Reggio c'è un turismo di passaggio, nelle nostre zone c'è un turismo di passaggio, di chi viene, vede magari i bronzi di Riace, perché sono il patrimonio internazionale, no? Senza sapere, perché sfido chiunque a sapere che non soltanto i bronzi di Riace sono una nostra unicità, ma Reggio Calabria, il Museo Nazionale della Magna Grecia, detiene la più grande collezione di bronzi, la più ampia e completa collezione di bronzi del IV secolo mondiale, no? Però si viene a Reggio solo per i bronzi e poi si riparte, si va a Lamezia, si riparte da Reggio, si prende il traghetto per andare in Sicilia, insomma non ci si ferma. Se noi mettiamo a sistema tutte le nostre bellezze, tutto il patrimonio dell'intera città metropolitana di Reggio Calabria, forse una notte in più, che sarebbe già un grandissimo punto di partenza, riusciamo a offrirla ai nostri cittadini, ai nostri turisti, scusate. E questo credo che sia il punto dal quale partire. Non mi dilungo molto perché credo di averlo fatta un po' lunga, avevo appuntato qualcosa, ma niente, credo di aver esaurito tutto. Poi se ci sono altre domande intervengo. Naturalmente il dibattito credo sulla regiocentricità della città metropolitana sia, per quanto mi riguarda, non era mai stato in discussione, però ancora una volta dimostriamo che non è così. Il comune capoluogo ha in qualche modo l'onere e l'onore di essere capofila nel processo di costituzione, ma naturalmente condivido quello che è stato detto prima, le anime dei 97 comuni, i 97 comuni non possono essere pesati con uno zero virgola, ma è fondamentale che tutte le aree abbiano non soltanto una rappresentanza metropolitana, ma abbiano una rappresentanza nel Consiglio metropolitano, ci siano delle deleghe fondamentali, ci siano delle deleghe specifiche che riguardano i nostri territori, che riguardano le nostre aree, che riguardano le opportunità che da queste aree derivano. Grazie. Allora,
dottor Comadà, se ci sono interventi, domande. Allora, l'avvocato Amilcare Mollica, no, io dall'inizio, che alla fine dell'intervento dovevo dire, siamo arrivati alla fine, che dimentico sempre che c'è il libro anche in vendita, chiunque è interessato può avvicinarsi. La parola all'avvocato Mollica. Io l'ho visto. Se viene da qua perché non tutti sentono. Guardate che ancora non è finito, anche se l'abbiamo fatta lunga, quindi ormai avete aspettato tanto. Diciamo che il mio intervento vorrebbe essere quasi neutrale e asettico, quindi entro in una situazione puramente di suggerimento istituzionale. Peraltro la comunità aveva già sentito in altri tempi il mio pensiero, quindi non rinnovo, anche perché su questo punto non trovo nessuno sviluppo. Quando si parla di aspetti istituzionali, io trovo, e anche in questo caso lo ritrovo, che c'è un distacco tra sogni, visioni o volontà dei cittadini e lo strumento che si vorrebbe dare in mano agli stessi cittadini per potersi evolvere. Io ricordo a me stesso che questi strumenti, in qualche modo, sia pure in una situazione più piccola, sono stati affidati con una voce molto più grande all'articolo 118 della nostra Costituzione, là dove si dice, con due parole, però se sviluppate bene potrebbero dare, diciamo, grande sviluppo. Si dice testualmente che le funzioni amministrative appartengono ai comuni. Tutto qui. Soltanto che evidentemente questo articolo non ha avuto possibilità o volontà politica per essere sviluppato, sicché è rimasto incarcerato dentro la nostra Costituzione. Che cosa sarebbe potuto succedere? Sarebbe potuto succedere che i comuni avrebbero dovuto essere quegli enti promotori per lo sviluppo del territorio, cosa che non è stato. Ora io mi chiedo perché oggi noi dobbiamo credere che una legge, quella del Rio, riesce a smuovere questo territorio che da secoli è fermo. Ma è fermo, il territorio è fermo di per sé, lo sappiamo che oggettivamente una pietra non si muove da sola. È fermo nella testa, cioè sono le teste che non funzionano qui per evidentemente situazioni che si sono create storicamente e non possiamo dimenticarci di questo, perché altrimenti non facciamo bene a nessuno. La vicenda della cosiddetta 'ndrangheta o mafia, che si vuol dire, è una vicenda storica, come dicevano ormai. Sappiamo che le vicende storiche, lo dice Percone, forse lo dicono tutti, sono vicende che si possono rimuovere e sono vicende che si devono prima identificare in certi, diciamo, limiti logici, quale per esempio il suggerimento secondo cui questi aggregati criminali non sono altro che una emanazione del potere politico. E allora se è così bisogna cambiare il potere politico, non la 'ndrangheta. Quindi bisogna capire bene quali sono i nostri obiettivi, bene, perché altrimenti non ci muoviamo. Allora rientro però nell'aspetto della legge del Rio. Io suggerivo, e qua dietro, che manca un raccordo, tanto per dare motivazione alla popolazione, ai comuni, ai singoli cittadini. Manca un raccordo. Giustamente il sindaco di Palizzi prima si lamentava del fatto che lui rappresenta lo 0,22, e ha ragione, perché dovrebbe rappresentare lo 0,22, potrebbe rappresentare di meno, però attenzione, perché se nello statuto
dovesse essere indicato non tanto la percentuale o la quota di appartenenza al Consiglio, ma piuttosto la meritevolezza di far parte di un Consiglio. Mi spiego, se un comune attraverso criteri obiettivi suggeriti nello stesso statuto, per esempio non so, l'efficienza, l'efficacia, la democrazia, la partecipazione e tutti gli indirizzi che si possono dare, la smart city eccetera eccetera, se un comune raggiunge gli obiettivi che si, un comune può essere fatto da 1000 abitanti o 5000 o 30.000 abitanti, se il comune raggiunge quegli obiettivi che si erano prefissati, perché dovrebbe raggiungere la quota dello 0,22 e non essere più meritevole di quello che raggiunge la quota di 1,5 soltanto perché ha più abitanti? E chi l'ha detto? Scusate, ma nei grandi centri commerciali, cioè nelle grandi politiche del nord, si cambiano anche i piani regolatori, per dire, soltanto perché c'è più forza attrattiva in quel centro commerciale. Perché non la pensate allo stesso modo? La forza attrattiva, per esempio, di Bova è molto forte, o di Scilla è molto forte, perché non dare un merito? Perché lamentarsi, per esempio, che se si vanno a visitare i bronzi e poi Reggio non ha la capacità di attrarre il turista? Questa è una cosa negletta, non meritevole, è ignobile, non nobile, non è meritevole. Allora, visto che siamo nella fase elaborativa dello statuto, perché non inserire questi aspetti che mi sembrano fortemente a favore della popolazione, la quale popolazione da secoli è rimasta neutrale nel pensiero di qualunque legislatore, anche quello costituzionale, intendiamoci, perché il secondo comma dell'articolo 3 stabilisce che lo Stato deve provvedere allo sviluppo, ma non mi sembra che qui sia provveduto mai a niente, e non mi sembra che la legge del Rio provveda alcunché se non si riferiscono questi provvedimenti integrativi allo statuto stesso. E allora, se io ho visto tutti gli elaborati e leggerò anche con attenzione questo, però si è poco critici. Noi siamo meridionali, noi dobbiamo fare uno sforzo superiore a quello che fanno al nord d'Italia. Il nord d'Italia è ricco, va avanti di per sé. Noi dobbiamo, secondo me, sacrificare una se non due generazioni dei nostri figli per poter dire che possiamo andare bene. Cioè dobbiamo, come sempre abbiamo fatto, abbiamo passato il welfare, ci stanno togliendo gli ospedali, ci stanno togliendo il giudice di pace, il tribunale, eccetera, l'aeroporto non funziona, le autostrade cadono, no? Cadono le autostrade, abbiamo visto che le autostrade sono pure cadute, adesso è caduta pure la 106. Ma qui non succede niente. Si è rialzata presto. Non succede niente. Cioè non c'è neanche una motivazione di fondo per dire ma siamo un unico popolo. Ho visto che Brancaleone è caduta veramente in ginocchio, ma i paesi di Milo che non è che si sono dati da fare per poter dire come facciamo a dare una mano d'aiuto. E questi aspetti critici che bisogna vedere, perché altrimenti rimaniamo sempre e comunque isolati. Isolati nella testa e isolati nella mobilità. Ho finito. Basta un movimento. Volevo solo dire, siccome il sindaco Falcometà ha accennato soltanto al Bergamotto, e so benissimo che per lui è una cosa molto importante, qui da anni che si parla di Bergamotto e si suggerisce anche la formula del distretto per poter in qualche modo focalizzare l'attenzione su questa situazione, però si delega sempre ad altri la materia, per esempio al consorzio del Bergamotto, il quale convoca i suoi soci, cioè quelli del Bergamotto, con gli sms per statuto, sicché il coltivatore diretto dovrebbe ricevere l'email o l'sms convocati in assemblea, e infatti si lamentano molto che quando sono in assemblea non va nessuno.
un minuto, Vincenzo De Angelis. Chiedo scusa, solo al chiarimento di un passaggio, avvocato Mollica. La legge 56 è un po' rigida su alcune cose, il merito, lo dico alla presidente Comatà, è giusto considerarlo e ci spenderemo tutti a questo fine, però diciamo non si può superare la legge 56 se non la si modifica nazionale. Con la delega del io la prima volta che assisto a un convegno sull'argomento e da tempo mi domandavo che cosa fosse questa città metropolitana e che cosa contenesse all'interno, ma oggi da quello che voi avete spiegato c'è tanta speranza, poi se qualcosa non va io penso che con il tempo si lima, se si forge, se si porta sul tavolo un argomento abbastanza, voglio dire, più snello, più equo. Per quanto riguarda, ho sentito in ginocchio Branca Leoni, io devo dire la verità, non lo vedo in ginocchio, è un occhio di speranza, io penso che ognuno di noi dovremmo averlo. Abbiamo avuto questa alluvione che ci ha messo in ginocchio ma ci ha rialzato subito dopo pochi giorni. Molti increduli che ne parlavano male sui social network, eccetera, si sono ricreduti nella tempestività e nella qualità con cui i lavori sono stati eseguiti giorno e notte per ripristinare sia ferrovia, sia 106 e sia i privati in difficoltà. Quindi, sì, no, io vedo con un occhio di speranza e al futuro a vedere positivo. Noi non siamo meridionali, noi siamo italiani e come italiani dobbiamo sperare di chiudere quella forbice che in passato era abbastanza larga. Ora io la vedo molto stretta perché la criminalità organizzata cresce più al nord che al sud, quindi se cresce al nord non penso che dobbiamo rimpiangere la criminalità organizzata. Grazie. Sì. Scusa ma non conosco il vostro occhio. Silenzio. Chiedo scusa perché questa è una cosa che voglio rivolgermi, insomma, intanto veramente complimenti perché l'iniziativa è veramente stata ad altissimo livello, ci ha chiesto di me su tantissime cose. E, no, una cosa che mi sta molto a cuore, visto che poi anche il sindaco fa come ad acqua. Il suo interesse per la cultura è indubbio, voglio dire questo, non guarda fuori fuori di dubbio. Io in questi anni ho lavorato molto per questa mia così velleità, chiamiamola così, una sorta di fede della cultura, perché chiaramente prima si parlava di Bilbao, di Barcellona, del museo, eccetera, e questo è un fatto veramente storico, assodato, lo afferma Frolida, che è un sociologo molto più sicuramente più parlato di me. Quando parla della ricchezza è legata alla creatività, dice dove ci sono, c'è aggregazione di creativi c'è ricchezza, perché la povertà è prima di tutto intellettuale. Ora, a fronte di tante energie, di bellezze e di risorse che ci sono, quello che manca è proprio gli stimoli intellettuali, mancano gli stimoli culturali. E allora, in questo quadro, io ripeto, una locandina in cui abbiamo fatto locandona, anzi, in cui abbiamo fatto questa sorta di rete, l'abbiamo già sperimentata. Proprio al comune di Bova, per esempio, abbiamo fatto nel 2010, nel 2013, abbiamo valorizzato dei siti bellissimi, la sola Stella Maris, abbiamo fatto un concerto di musica fallettero popolare che è stato veramente fantastico. Quest'anno abbiamo fatto anche noi lì una rappresentazione. Ci sono. Quindi voglio dire, se io anche come insegnante del conservatorio, per esempio, ne parlo, abbiamo parlato col sindaco con Walter, abbiamo parlato sempre anche con gli altri, perfino con i commissari che mi hanno concesso di fare queste iniziative, come c'erano i commissari che hanno insistito con famiglie in difficoltà. Però è importante continuare a cercare di animare questo territorio. E quindi voglio anche come conservatore, per esempio, un'altra mia velleità sarebbe quella di creare una sede decentrata nell'area cricanica, per esempio, che si può fare, l'hanno fatto in altre province. Abbiamo cantato Palizzi Centro. Se abbiamo, individuiamo lo spazio, eccetera, voglio dire, ci sono mille, ci sono le, concludo velocemente, c'è il buon
fondo nazionale sono 491 milioni per le regioni del sud, come ben sapete, dove è contemplato proprio l'aspetto della cultura. A livello per esempio di europeo, il programma Europa Creativa per esempio, nessuno mai ha sviluppato un progetto in tal senso, eppure ci sono veramente delle cifre straordinarie e si possono sviluppare se c'è un consorzio proprio, se c'è un consorzio si possono sviluppare via un grande progetto che richiama l'attenzione dell'Europa su questo territorio qua così. Questa è tantissime altre cose, se c'è il dialogo, se c'è l'ascolto, l'apertura secondo me si può fare tantissimo. Grazie. Siamo veramente alla conclusione, abbiamo avuto modo quindi di avviare questo dibattito qui nella nostra area, nella replegarica sulla città metropolitana, grazie anche al lavoro di Beniamino Cordova. Come è stato detto, ci sarà un percorso per arrivare poi alla città metropolitana di 12 mesi, quindi sicuramente ci saranno altri incontri sia qui a Bonfarina sia in tutta l'area. Quindi grazie ancora e buona serata, arrivederci al prossimo appuntamento.